volta se si vuole riprendere posto. E benvenuti e iniziamo questo convegno che ricorda una grande personalità della nostra regione, del nostro mondo culturale, non solo della nostra regione, non solo dell'impegno politico. La figura di Remo Gaspari è una figura indimenticabile della nostra regione che voglio permettervi di ricordare affianca quella dell'onorevole Spataro, quella di Memena Deli Castelli, quella di Gabriella Bosco nella nostra cultura, nella nostra memoria, nel nostro impegno politico. Ma Remo Gaspari è una persona straordinaria che è stata davvero molto molto vicina a noi fino a pochissimo tempo fa e che nessuno di noi può dimenticare per il grandissimo impegno. Quindi onore al merito del Presidente del Consiglio Comunale di Scafa, Antonio Dell'Orso, che sempre premuroso, sempre attento alla cultura e agli eventi, alle cose importanti del territorio, ha voluto celebrare questa giornata in memoria di Remo Gaspari. Antonio ci parlerà dell'esperienza che ha avuto con il ministro Gaspari. Grazie Gina, ma prima di fare il mio intervento volevo far venire qui vicino a me l'amico Fiorenzo Pipiri, che ha scritto una poesia in memoria dell'onorevole Remo Gaspari. Tante le spalle. Persona che si diletta a scrivere delle frasi ogni tanto, quando conosce delle persone che lo colpiscono come prima persona, sono pure molto emozionato. E ho pensato, avevo scritto una cosa del genere, Antonio l'ha letta, mi ha detto, siccome sto organizzando una cosa sull'onorevole Remo Gaspari, per il caso se tu vieni giù a pescare la leggi alle persone che. Il titolo è Arredo. Se Abruzze circondate da montagne, ma viste nasce, io da piccolo dicevo, per sta gente, de corbone e de gocce toste, so da fare qualcosa per far l'essere importante, ma come fa a uccidere le piccole pensiere? E che Arredo, la politica te può aiutare, le persone, più sono importanti e più sono sentite, ma la terra a me è bella, te l'umano, li monti e le valli, e io ci sono cresciuto, la sua amata, come lo sposo ama la sposa, le sono circondate di fiori. Ma dopo tant'anni, in giro per l'umone, sono venuta qua, a morire nella terra mia, circondata da affetti, ma forse pur di loro. La politica è fatta sempre del tuo popolo. Mo sono vecchio, e che consigli posso dare a voi colleghi politicani? La gente di questo paese sa amare veramente. Il suo amato in mio cuore e in calamento. Una scritta su un foglio di pergamena mi piacerebbe regalarla al figlio dell'onorevole Remo Gaspari. Grazie di essere intervenuti questa sera a questo convegno in ricordo di un uomo che ha fatto grande veramente l'Abruzzo, l'onorevole Remo Gaspari. Poi voglio ringraziare gli amici che sono seduti qui vicino a me al tavolo della Presidenza, che hanno accettato il mio invito. E un ringraziamento particolare sicuramente faccio al professor Lucio Gaspari. Grazie.
Il 19 luglio è scomparso Primo Gaspari, il più lucido testimone della Democrazia Cristiana. Aveva festeggiato da pochi giorni i 90 anni, raccogliendo testimonianze d'amore e gratitudine da tutti. Fu protagonista del decollo dell'Abruzzo, ministro onesto, umile e competente. Fu l'unico a votare contro lo scioglimento della Democrazia Cristiana. Penso che sia difficile non dirgli grazie prima ancora di ricordare la sua lunghissima avventura umana e istituzionale. Gaspari è stato 10 volte deputato e ben 16 volte ministro. È stato uno dei protagonisti del boom economico dell'Abruzzo negli anni 70 e 80. Nel 1987, alla guida della Protezione Civile, si è occupato anche della grande alluvione che ha colpito, come certo voi ricorderete, la Valtellina. Grazie al suo talento naturale e spinto da un forte senso civico, oltre all'amore per il suo Abruzzo, andava personalmente a cercare aziende pronte ad investire sulla sua terra e anche all'estero. E tutto questo portò la nostra regione ai vertici dell'economia italiana. Ha fatto per tantissimi anni il sindaco a Cissi, l'ha fatto sempre senza percepire mai una lira. Ha vissuto da democristiano e ha lasciato aperta la sua segreteria a Roma per gli amici che ne avessero bisogno. È sempre stato un perfetto altruista e pluralista. Questo lo dobbiamo riconoscere un po' tutti. Un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare è che non accettò l'investitura come senatore a vita, e questo sicuramente dimostra l'umiltà di questo uomo. Credo che nella vita si possa comprare tutto, ma non l'intelligenza, la saggezza, la scaltrezza. Ecco, tutti aggettivi che appartenevano all'onorevole Primo Gaspari, che riusciva sempre con la tenacia a centrare gli obiettivi che si prefissava. Questo ci ha insegnato, e questo suo insegnamento deve essere di monito a tutti gli abruzzesi di qualsiasi colore politico. Veniva chiamato affettuosamente Zio Remo, uomo di grandi valori, sensibile in special modo verso quelle persone più deboli. Ha sempre dato il suo contributo alla realizzazione di progetti, leggi nazionali, tenendo sempre conto delle fasce più bisognose. La sua porta era sempre aperta, aperta nel vero senso della parola. A Cissi il suo portone era aperto a tutti, lo aspettavano fuori e dentro casa per salutarlo, per sentirlo parlare, per chiedere dei consigli, e lui ascoltava sempre tutto perché aveva un cuore grande così. Ho un ricordo ancora vivo dell'onorevole, venne mio ospite a Scafa per parlare dell'Abruzzo e non solo. In quell'occasione, dopo che chiudemmo la cerimonia, gli presentai un amico che aveva dei problemi e chiedendogli un aiuto lui disse: mi dispiace, io non conto più nulla, non sono più ministro, non posso aiutarla come avrei fatto un tempo. Mi colpì la sua umiltà, un politico del suo calibro che si metteva alla pari di tanti cittadini che da anni non riescono ad avere certezze. Non è facile, credetemi, e difficilmente troveremo un politico che vi dice: io non posso fare nulla. Con la sua morte l'Abruzzo non ha perso solo un grande politico, ma una persona eccezionale. Grazie onorevole di tutto quello che ha fatto per l'Abruzzo e per l'Italia, e oggi grazie anche a lei la nostra nazione ha più dignità. Prima di passare la parola a Gina, vi comunico che a breve scriverò una lettera al sindaco di Pescara e alla sua amministrazione per chiedere l'intitolazione di una strada in onore di Remo Gaspari. Grazie. Complimenti alle iniziative di Antonio Dell'Orso, e passiamo la parola alla consigliera regionale Federica Chiavaroli, che ci parla di una esperienza, di un incontro che ha avuto con il ministro Gaspari. Grazie ad Antonio Dell'Orso per avermi invitato qui a portare la mia testimonianza, oltre che il saluto dell'istituzione che rappresento.
Io non conoscevo il ministro Gaspari, me lo stava chiedendo anche diciamo D'Alfonso, e per me era una figura a metà tra il reale ed il mitologico, perché faccio parte di diverse generazioni dopo di lui, quindi ne avevo sentito molto parlare. E io l'ho conosciuto in occasione della consegna di un premio importante che il Consiglio regionale ha deciso di tributargli il 12 luglio di quest'anno, quindi proprio pochissimi giorni prima che lui morisse. E gli abbiamo tributato un premio che si chiama una medaglia che si chiama Abruzium, e poi gli abbiamo fatto un regalo che era il Guerriero di Capestrano. Io avevo letto le motivazioni, chiaramente la medaglia gliel'abbiamo consegnata per aver contribuito alla crescita culturale, economica e sociale della regione, e il guerriero glielo abbiamo dato chiaramente per la dignità, l'orgoglio, la fierezza con la quale ha sempre rappresentato la nostra regione. Leggendo le motivazioni rimaneva ancora una figura per me, voglio dire, quasi mitologica. Quando invece è intervenuto lì in Consiglio regionale, ha preso la parola, ha parlato molto poco per ringraziarci, ha detto poche parole che per me hanno fatto diventare reali tutte quelle motivazioni. In particolare mi ha colpito quando lui ha raccontato che ha studiato a Bologna, e a Bologna lui frequentava una scuola per benestanti, ma lui in questa scuola andava vestito come la povera gente abruzzese, ha raccontato, e per questo lui alle volte veniva anche deriso, sbeffeggiato dai compagni con i quali, ha detto, gli venivo qualche volta alle mani, ma questo era per me comunque motivo d'orgoglio e faceva crescere in me il desiderio di portare la mia regione all'altezza delle altre regioni del nord dove io in quel momento mi trovavo a vivere. Ecco, queste poche parole che lui ha detto me lo hanno fatto diventare reale, quindi io ho capito dalle sue poche parole la storia da protagonista che lui ha vissuto e che ha fatto diventare l'Abruzzo una regione protagonista in Italia. Lui poi ha detto che come ha ottenuto tutto quello che ha ottenuto, e ci ha lasciato un grande monito, perché lui, da persona anche molto umile, ha detto che tutto questo è stato ottenuto non grazie a lui, ma grazie all'unità degli abruzzesi e all'unità della classe politica attorno alle sue proposte, e ci ha lasciato con questo il monito a noi, classe nuova dirigente, per ritrovare un nuovo splendore dell'Abruzzo. Ci ha lasciato il monito all'unità, e quindi all'unità e alla responsabilità di per poter far tornare la nostra regione ad essere quella che era quando c'è stato lui protagonista. E quindi io ci tenevo a raccontare questa mia esperienza, e ringrazio Antonio per avermi dato questa possibilità, e ripeto, l'unica volta che io l'ho incontrato in questi pochi minuti mi rimarrà impresso nella memoria il ruolo veramente di un protagonista della nostra storia, e molto più di tutto quello che io avevo letto sempre di lui e di quello che avevo sentito dire. Grazie ancora Antonio. Anche il presidente della provincia di Pescara, il dottor Guerino Testa, parlerà di un'esperienza, di un suo incontro con il ministro Gaspari e della Mare Monti. Grazie, buonasera a tutti. Io faccio subito i complimenti all'amico Antonio Dell'Orso per aver organizzato come presidenza del Consiglio Comunale di Scafa questo convegno importante. Ovviamente saluto tutti gli intervenuti, il tavolo dei relatori e il figlio dello zone, così lo possiamo chiamare tutti, perché penso che tutti gli abruzzesi, non solo, si sono sempre sentiti nipoti di un personaggio importante per il nostro Abruzzo e non solo. Ovviamente ogni volta che si parla dell'onorevole Remo Gaspari si rischia di essere ovvi, si rischia di dire cose già dette e ridette, però mai come in questo caso l'ovvietà
e la cosa sentita e risentita assume sempre, sempre più un valore importante. Nel ricordare tutti gli incarichi che avuti sia ministeriale e non, ovviamente per me in questo periodo, in qualità di commissario del dragato, del Corpo di Pescara, se avessi avuto ancora come riferimento l'onorevole Gastri, che ha avuto un ruolo fondamentale nella protezione civile, penso che mai come in questo periodo mi sarebbe stato molto ma molto utile. Diversi sono stati gli incontri che ho avuto con l'onorevole Gasperi negli ultimi 2-3 anni, anche perché io ho la fortuna, tra virgolette, di avere un suocero di Cissi, che quindi ogni qualvolta si parla di politica in casa mi dice sono Gasperi, quindi ogni discorso poi viene iniziato e terminato con questa frase. Anzi, saluto per occasione il sindaco di Cissi, ma tantissimi altri amici che vedo del bel comune del Chiedino. Ho avuto diversi incontri con l'onorevole Gasperi. Uno andai, quando ero ancora un consigliere di opposizione al Comune di Pescara, a trovarlo presso la sua abitazione a Cissi e lì mi diede qualche suggerimento. Poi gli ultimi incontri sono stati in provincia di Pescara, quando lui presentò un suo libro insieme al comune amico Licio di Biase, e in quell'occasione parlammo della problematica della Maremonti. Ma io la buttai lì così tanto per parlare di uno dei problemi della provincia, e a distanza di 48 ore, se ricordo bene, mi arrivò la lettera della Via delle Milizie, Roma, se ricordo bene, del 138, dove praticamente una cosa detta quasi a mezza bocca fu subito recepita dall'onorevole Gasperi, e diede da subito la sua grandissima disponibilità ad intercettare anche la disponibilità presso il competente ministero. Però l'ultimo incontro, quello più importante, anche perché poi anche quello più intriso di significato, che poi dopo qualche giorno è venuto a mancare, è stato poi luglio scorso, quando il mio collega della provincia di Chieti, amico di Giuseppe Antonio, organizzò per in onore dei suoi 90 anni una bellissima manifestazione presso la provincia di Chieti. C'era anche tra i relatori l'ex sindaco Lucio D'Alfonso, c'era Bonanni, c'era Silvio Di Lorenzo, quindi c'era il mondo politico, il mondo sindacale, il mondo economico della nostra regione, e tutti all'unisono hanno riconfermato l'importanza non solo dell'uomo politico, ma anche proprio dell'uomo, di Gasperi, che pur avendo avuto una diretta in carica, avendo avuto un'importanza tale da influire in positivo per la nostra regione, ma anche per l'Italia tutta, era rimasto sempre un uomo tra la gente, un uomo sempre disponibile, che quando tornava a Cissi apriva le sue porte a tutti coloro che lo volevano andare a salutare. E quindi questo senso di normalità, tra virgolette, ha dato sempre ancora più importanza all'uomo dei monasteri. Un uomo che peraltro viene ricordato anche perché, se oggi l'Abruzzo è dotato di un sistema infrastrutturale importante, ovviamente lo si deve anche alla lungimiranza dell'onorevole Remo Gasperi, che prima di tanti altri, in un momento importante, è riuscito a capire prima di tanti altri cosa doveva accadere dopo tanti anni. E noi oggi usufruiamo ancora di tante scelte azzeccatissime, lungimiranti e produttive, di effetti positivi per tutto il mondo. Tra l'altro, tra brevissimo, e penso di parlare anche a nome dell'amica Federica Chiavaroli, noi dobbiamo lasciare questa sala non per mancanza di interesse in educazione, ma siamo chiamati come relatori un altro convegno dove si parlerà di politica e dei cattolici presso la sala della Regione Abruzzo, dove interverrà il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, eppure lì si parlerà oggi di un tema importante, se ci sono le condizioni per ritirare la Democrazia Cristiana. Quindi il fatto che oggi si stia parlando di un uomo che è stato forse il fulcro, il centro di un movimento politico importante, intriso di valori cattolici pregnanti, il fatto che oggi questa esperienza possa essere anche trasportata a qualche metro, un altro convegno, penso che sia ancora più importante e avrà una duplice valenza. Io non mi dilungo ulteriormente, ovviamente, perché poi tanti sono coloro che successivamente
successivamente, dopo di me, interverranno in maniera più compiuta a parlare dell'onorevole Gaspari. Anzi, veramente mi dispiace non poter rimanere, perché la testimonianza viva da parte del figlio penso che sia molto importante, anche perché peraltro anche io quest'anno ho avuto la dispiacere di perdere mio padre qualche mese fa, e quindi capisco che all'indomani di eventi luttuosi importanti la testimonianza del figlio è una testimonianza che assume un valore ancora più importante. Quindi io non mi dilungo ulteriormente, chiedo scusa se vado da subito, però ripeto, non per mancanza di galanterie istituzionali, ma veramente alcuni complimenti all'amico Antonio Dell'Orso e a tutta la platea, dove non c'è una platea, c'è una platea attenta, fatta, composta da tanti uomini e tante donne impegnate nella pubblica amministrazione da anni, che ho tante persone, prima l'onorevole Pieri presente. Quindi, e vedere anche tanti giovani e tante donne vuol dire che oggi è stato segnato un solco importante, l'onorevole De Gasperi, un solco che sicuramente resterà vivo per tanti, tanti anni. Quindi complimenti, vorrei tributare un applauso all'onorevole e al figlio, che sono sicuro che si dice potrà prendere anche il, non si sa, forse se oggi, domani, un ruolo importante all'interno della scena politica nazionale. E le parole del Presidente della Provincia ci ricordano quindi l'importanza, la presenza attenta e sempre viva del Ministro Gaspari sul territorio. Però noi ricordiamo che lui non è stato solo importante per il nostro territorio, è stato molto importante per la politica in generale. Le sue posizioni nell'ambito politico, nell'ambito economico, nell'ambito giuridico hanno sempre avuto una fortissima valenza e hanno sempre avuto un grande seguito, hanno sempre avuto persone che hanno seguito le sue indicazioni e la sua scia. È per questo motivo che adesso mi rivolgo a Donato Di Matteo, che è stato consigliere regionale e ci parlerà appunto del rapporto con il ministro Gaspari e con la legge regionale, ricordando, mi permetto di anticipare, di ricordare per esempio che il ministro Gaspari era contro le quote rosa, contro il sistema elettorale attuale, e io per questo voglio soltanto ringraziarlo, sono d'accordo con lui. La parola a Donato Di Matteo. Buonasera a tutti, io con grande piacere ho partecipato a questa iniziativa e ritengo che, pur provenendo da una storia politica diversa, di dover dare un contributo a questa iniziativa in ricordo di Remo Gaspari, per le qualità che ha espresso, perché ha rappresentato per noi e per me una serie di punti forti su cui si va a imperniare anche il mio progetto di impegno in politica. Dando un particolare, io ero un piccolo sindaco di un piccolo paese, in un paese dove era impossibile che vincesse il mio partito, perché aveva riuscito a vincere contro un grande esperto della politica dell'area democristiana, e quindi io andai a trovare il ministro Gaspari. Mi ricordo questa scala che mi portava lui con grande umiltà, con grande disponibilità mi accolse, ci facevamo una bella chiacchierata e poi in alcune occasioni ci siamo rivisti, e lui su iniziative positive che ho intrapreso per quel paese mi ha dato anche un sostegno come ministro e come uomo della politica. Sì. Però l'elemento più importante è in relazione al discorso del come selezionare una classe dirigente che poi è impegnata in politica. Da questo punto di vista lui ci ha rappresentato per noi un grande simbolo di collegamento con il territorio, con il contatto con la gente,
con le competenze che si sviluppano man mano, con la capacità di saper incidere. E allora rispetto alle leggi elettorali, nazionali, regionali, che hanno preso piede nell'ultimo decennio, io credo che lì va lanciato un grido di allarme, perché negli ultimi anni si è determinata una legge elettorale nazionale dove le persone vengono nominate e non più elette. Si crea quel distacco tra l'eletto e il cittadino, si crea quel ponte umano, affettivo, politico e anche di mandato elettorale tra chi ti elegge e chi viene eletto. In questo l'onorevole Gasparri era uno che raccoglieva i consensi perché aveva la disponibilità ad ascoltare, quel sacrificio che tutti i giorni ti porta al contatto con la gente, quel sacrificio che alcune classi dirigenti non vogliono sviluppare e non sviluppando questo contatto non riescono a percepire i veri problemi e le istanze dei territori. E allora questa legge elettorale che andava nella direzione che potentati romani dei partiti, molti partiti anche patronali, scelgono chi fare eleggere in Abruzzo e in altre parti, a che cosa ha portato? Intanto ha portato a un indebolimento della classe dirigente abruzzese. Non c'è più un uomo come Gasparri che ha l'autorevolezza e il riconoscimento da parte di tutti, perché è espressione del territorio, è un uomo che invece va a Roma per dare una voce al suo Abruzzo e al suo territorio. Siamo stati colonizzati e spesso le scelte per chi doveva rappresentare in vari enti i vari partiti sono stati imposti da Roma nello spirito non di favorire chi era legato al territorio, spesso anche per colpire altri che invece potevano intraprendere quei percorsi e che in quel momento erano più naturalmente predisposti per alcune ruoli. E il risultato è che per esempio in regione abbiamo avuto conseguenze di questo sistema che da Roma si sono imposte le scelte. Abbiamo avuto una gestione che ha portato l'Abruzzo negli ultimi 10-15 anni a un decadere continuo, a passare da una regione, la regione più importante del centro-sud, alla regione che ritorna in pieno nel sud, che ha molti elementi negativi. E allora, che cosa è successo? E quindi in questo senso io volevo fare un mio intervento. Che nei partiti prendono piede per questo motivo persone che hanno più capacità a recarsi nelle stanze dei romani e non a dedicarsi il giorno alla gestione della cosa pubblica e al contatto con la gente. Si impongono carrieristi che non hanno niente a che fare con la gestione della cosa pubblica, né in termini di competenza, né in termini di autorevolezza, né in termini di autonomia. E allora noi dobbiamo reinvertire questo sistema, dobbiamo ritornare a quanto Gasparri ci ha insegnato, al sacrificio dell'ascolto quotidiano, al dover stare vicino alle famiglie quotidiane. Ogni cittadino deve sapere a chi dà il voto e quando stai lì devi conoscere tutti quelli che hanno espresso la loro indicazione di voto. E quotidianamente da questo contatto si arricchisce la conoscenza della difficoltà reale delle famiglie, dei territori, e si acquisisce un'esperienza che insieme a una competenza che si va a sviluppare porta ad avere l'autorevolezza di un politico che può rappresentare in Abruzzo veramente il vero quadro a Roma di rappresentanza positiva. Ci sono qualche esempio, qui a fianco a me c'è un senatore della Repubblica a cui io ho fatto da sempre una campagna elettorale, con cui mi ha legato un rapporto di amicizia stretta,
e che lui a Roma ha cercato di dare, sta dando e si è imposto a Roma. Però non basta solo questo, c'è bisogno di cambiare il modo di selezionare le classi dirigenti, perché poi succede che uno in mezzo a tante persone che lavorano in altre maniere non può realizzare il grande progetto. Io credo che queste persone che hanno la disponibilità al sacrificio, al lavoro e che hanno sviluppato un curriculum di capacità che passa tramite magari fare il sindaco, iniziando in un piccolo paese, come ha fatto Gaspari, come hanno fatto altri che stanno qui su questo tavolo, diciamo, di interventi, quelle persone hanno sviluppato una capacità e una competenza che è superiore a quelli che vengono invece sfornati dalle stanze chiuse di alcuni partiti. Questo è un aspetto importante. Io non voglio fare una cosa contro i partiti, io non sono un sostenitore di chi movimenta le scene demagogiche, ma io sono per ristimolare i nostri partiti, dovunque siamo collocati come quadri dirigenti, affinché si vada nella direzione di cambiare la legge elettorale. E qui fare eleggere persone che sappiano difendere l'interesse generale dell'Italia, ma anche l'interesse regionale del nostro Abruzzo. E nello stesso tempo fare una legge regionale che dia accesso anche alla quota rosa, che non può essere concepita così come spesso demagogicamente viene presentata. Per esempio, io sto ascoltando negli ultimi giorni che c'è addirittura una proposta del voto doppio, per cui una persona può votare a se stessa e a una donna nella stessa lista. Ma questa è la vergogna della politica. Vi rendete conto che uno che ha 15.000 voti o 13.000 voti, nel passato io avevo queste performance, decidesse di candidare mia moglie in una lista, leggere io e mia moglie? Ma guardate bene, ma non può essere una cosa sensata fare questo tipo di iniziative. Sono queste iniziative che servono solo a chi sta lì per cercare di salvaguardare la loro poltrona. No, bisogna essere capaci di rimettersi in discussione sempre, fare delle leggi elettorali che guardino la quota rosa, ma con dignità, favorendo veramente la partecipazione delle donne. Io a suo tempo proposi addirittura una doppia lista, una doppia scheda di preferenze, dove una quota assegnata alle donne vengono ripartite in termini regionali, e non la persona che vota se stessa e poi anche il candidato donna della stessa lista. Allora guardate bene, le leggi elettorali non sono una cosa di secondaria importanza e non è una cosa per gli addetti ai lavori come è stato fino ad oggi. La legge elettorale è una cosa che riguarda il cittadino, perché con una legge elettorale aperta, democratica, si creano classi dirigenti che sanno rilanciare il nostro Abruzzo, sanno rappresentare il nostro Abruzzo a livello nazionale, e scongiuriamo che ancora per tanti anni qui vengono imposti nel centro-sinistra e centro-destra uomini da segretari di partito o esponenti di partito nazionale e che poi non hanno nessuna storia che può essere utile al nostro futuro. Io vi ringrazio. Faccio tanti auguri a chi ha intrapreso, perché so che si è costituita una fondazione. Io darò il mio contributo a un uomo che rappresenta un grande simbolo e una grande, un modo di stare all'interno della politica che io condivido pienamente. Io penso che queste discussioni non devono essere un modo per stare a fare passerelle dei vari politici, ma deve lasciare qualcosa alla gente, un grande senso di volersi riappropriare delle decisioni della politica e delle decisioni che gli uomini rappresentano la politica a vari livelli. Questa è la sfida che io mi sento di voler dire da stasera, ma anche in altri momenti l'abbiamo fatto. Tutti insieme combattiamo per questo cambiamento del modo di selezionare le classi dirigenti. Le parole del consigliere regionale Donato Di Matteo, primo eletto con una marea di voti, proprio a lui ho voluto chiedere questa valutazione, perché Remo Gaspari nelle sue 10 legislature ha voluto comunque mantenere
mantenere un rapporto molto stretto col territorio, mantenendo il ruolo di sindaco a Gissi, mantenendo un rapporto molto stretto con tutta la gente che incontrava. A proposito delle quote rosa, voglio ricordare la sua precisa espressione. Lui diceva che le quote rosa erano ghettizzanti, perché è vero, le donne non sono una specie protetta. Bisognerebbe però che i politici si ricordassero di valorizzare le donne giuste. Ecco, poi ecco, quelle che hanno capacità politiche, intendo, molto semplicemente. E ora passo la parola all'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, che ha avuto un rapporto molto importante con il ministro Gaspari e che ci parlerà senz'altro del rapporto del ministro con il territorio e con l'importanza che ha dato alla viabilità e alla crescita della nostra regione. Prendo 5 minuti per una considerazione ad alta voce su una figura che di sicuro ha segnato la storia della nostra regione, che poi è la ragione per la quale si è tenuto questo convegno, questo incontro non solo tra amici, che fa il paio di un altro appuntamento di qualità che si è tenuto a Chieti, quello in ragione dei festeggiamenti dei 90 anni di Gaspari. Entrambi avevano un oggetto indiscutibile: cercare di fare memoria sull'esperienza politica di Gaspari. E perché una collettività fa memoria su un'esperienza come quella di Gaspari? Perché secondo me ruota attorno a questo la ragione, perché non è l'affetto che consente il cosiddetto discorso pubblico. Non si giustifica un discorso pubblico per ragioni di affetto. L'affetto fa organizzare la torta in casa, il ricordo tra i parenti e gli amici di una certa cordata, ma il discorso pubblico interviene quando c'è un valore che va oltre la dimensione dell'amicalità, dell'affettuosità. E qual è allora la ragione per cui Gaspari viene ricordato? Anche in una sala impegnativa come questa, della quale andrebbe ricercato anche il significato di questa sala, che è un significato intrecciato con la storia della rappresentanza politica della provincia di Pescara. Questa è la sala che ha dato prima gli spazi al Consiglio Provinciale dell'Economia e del Lavoro durante il periodo fascista, poi all'insediamento del Consiglio Provinciale come lo conosciamo noi, e quindi qui c'è la rappresentanza politica, questa sala. E il paradigma che ci induce a ricordare Gaspari è il tema della qualità della rappresentanza pubblica. E perché noi possiamo permetterci di dire che Gaspari è stato un protagonista della rappresentanza politica di qualità? Perché lui ha molto da raccontare e noi abbiamo molto da raccontare di ciò che lui ha determinato come rappresentanza pubblica. Come accade che qualcuno produce rappresentanza politica di qualità e altri invece non danno luogo a nulla che si possa raccontare? La differenza qual è? È nell'idea del potere. L'idea del potere di Gaspari non era l'idea del potere che per esempio contraddistingue molti che io accomuno come i patrizi della politica. Io ho pregato Federica Chiavaroli di rimanere qualche minuto, perché mi piaceva che lei potesse andare al convegno con Maurizio Lupi portandosi anche l'elemento di un dubbio, di un atteggiamento contundente rispetto a ciò che si dice lì, per esempio in ordine al tema della rappresentanza politica. Perché anche quando viene uno da Roma, e per il rapporto che c'è tra Roma e il territorio, si dovrebbe misurare la capacità di chiamare a raccolta in relazione a quello che quello lì di Roma può dire di avere fatto o può dire che farà. Non è che c'è la curiosità per chi viene da Roma solo perché viene da Roma. Ci deve essere la curiosità per chi viene da Roma perché costituisce un punto forte o di attività già svolte di rappresentanza politica o perché può prendere impegni e poi mantenerli. La politica chiama in causa questo e di più nella vicenda politica la democrazia.
Chi sono i patrizi della politica? Sono quelli che ritengono che si viene allocati, e io ai termini ci presto attenzione, si viene allocati non in ragione di un programma da svolgere, ma in ragione di una preferibilità personale. Io ho sentito una campagna elettorale alla provincia, per esempio, dove una persona chiedeva il voto perché si presentava lei persona come la migliore. Era quasi una specie di competizione della signorilità individuale. Io questo fenomeno l'ho trovato storicamente nel periodo liberale giudiziario, dove tra le persone c'era una competizione della gradevolezza individuale. La democrazia è una vicenda degli impegni che si assumono e che si mantengono in ordine alla modificazione delle condizioni reali dell'esistenza collettiva. Non è possibile che qualcuno inneggi al racconto di sé perché su di sé ci vede una gradevolezza personale. Mi dispiace che non c'è Guerino Testa, del quale credo nessuno metta in discussione la gradevolezza personale, ma la vicenda politica è una vicenda molto esigente, che si dispiega soprattutto potendo raccontare gli obiettivi che uno o si prefigge di raggiungere, o ha già raggiunto, o stabilisce che costituisce priorità di qui ad un tempo nel futuro che è il tempo del mandato. Gaspari che cos'è che ha fatto in questa regione? E quando pongo questa domanda mi aiuto subito con una risposta che trancia, cancella l'osservazione che per esempio alcuni un po' ricercatori di comodità dicono oggi: ma quello che ha fatto Gaspari si poteva fare a lui. Oggi non sarebbe possibile fare. Come a dire, è un dato straordinario di quel tempo straordinario, e anche questo è carico di limiti, è carico di goffaggine, è carico di pigrizia, è carico anche di una superficialità che molte volte va a spasso con l'ignoranza. Perché Gaspari non è arrivato dal tempo Ticon Zero in Abruzzo. Prima della vicenda di Gaspari c'è stata la vicenda di Rocchetti, che a molti di voi non dirà niente, ma a qualcuno di voi dirà parecchio. È vero o non è vero che Rocchetti è stato un signore che non ha mai scomodato le carte intestate pubbliche, ha scomodato le carte intestate pubbliche, al pari, per esempio, di un altro signore che nel periodo fascista è stato un rappresentante autorevole della marca della decisione pubblica. Parliamo di Acerbo a Loreto, ma anche di un'autorevole figura che è stata all'Aquila, a capo di una realtà, insomma, politica nazionale, che era il Partito Fascista. O nel periodo liberale noi abbiamo avuto delle figure di rilievo nazionale in Abruzzo. Penso a Zugaro De Matteis di Corfinio, riconosco Edoardo Caroccia, che di sicuro lo prenderà a bersaglio nella sua prossima pubblicazione. O Silvio Spaventa a Bomba, o De Vincenzi nel periodo precedente, o Coppa Zuccheri di Città Sant'Angelo. Tutte persone dense di strumenti di potere in ragione di un lavoro che andava fatto per l'Abruzzo. Ma pochi possono dire di avere avuto incidenza nella modificazione delle cose reali della vita della gente. Da dove viene questo di solito in capo ad una persona? C'è un giovane con il quale io discuto adesso in lontananza, qualche tempo fa anche con frequentazione, e ogni tanto, leggendo la stampa nazionale per bene, scopriva qualche categoria concettuale. Da ultimo aveva scoperto una categoria concettuale della coppia regole e relazioni, e all'insegna di questa coppia riempiva di sé ogni telefonata. Regole e relazioni costituiscono i termini di una coppia concettuale che aiuta la dinamica politica e la comprensione della dinamica politica. Ma oltre alle regole e alle relazioni conta molto un'altra categoria nella vicenda politica, che è la motivazione. La motivazione. La motivazione dei patrizi è quella di arrivare per primi allo stadio, al teatro, di indossare il giusto vestito, di fare in modo che ci sia una coloritura di privilegi individuali. La motivazione di chi ha mandato di rappresentanza democratica è quella di fare le cose, e vediamo quali sono state le cose che con motivazione Gaspari ha assunto a sé e ha realizzato per questa regione nell'arco di un periodo che è grosso modo un quarantennio. E nel quarantennio non è stato sempre ministro lui,
E nel quarantennio nel quale lui è stato ministro, parlamentare, sottosegretario, anche in altre regioni accadeva che ci fosse questa densità di potere. E come mai? Nella storia precedente non è accaduto, eppure i ministri ci sono stati. In altre regioni non è accaduto, eppure quella stessa densità di potere c'è stata e anche di consenso. Quindi c'è uno specifico che va conosciuto, perché l'esempio nella vita collettiva deve costituire stimolo. Io a Legnini gli dico: non ti dannare che non fai ancora il ministro, primo perché ti può succedere in futuro, secondo come tu cominci a fare da qualche tempo. Si può essere utili anche da parlamentare che studia il dossier, che ha una motivazione elevata per cercare di dichiarare guerra ai problemi, come ha fatto Gaspari anche da parlamentare normale quando cominciò la sua lunga attraversata del deserto. Tant'è che dico a Legnini: prima del Gaspari ministro e prima di Gaspari parlamentare c'è stato un altro parlamentare che ha fatto tantissimo per l'Abruzzo, poco ricordato, poco conosciuto per la miseria. È l'onorevole Angeloni di Sulmona, del quale c'è una via dedicata a lui che è quella che porta la comunità montana. È l'uomo delle ferrovie dell'Abruzzo. Le ferrovie dell'interno portano il nome di Angeloni, le ferrovie della costa portano il nome di Spaventa. Però c'è stato un problema: la ferroviarizzazione dell'interno e della costa, che doveva essere fatta con un certo grado di velocità, nessuno lo ha potuto fare, e sarebbe il caso che diventasse il bersaglio di una buona nuova politica all'insegna della forza e della motivazione di Gaspari. Allora dico io, cercando di arrivare alla conclusione di questa mia grande volontà di comunicare sul punto, che cos'è che Gaspari ha portato all'incasso della Torso? Tre grandi risultati che possono essere riassunti all'insegna di queste tre sottolineature. Natalità imprenditoriale dell'Abruzzo. Lui costituiva uno sportello unico ante littera, cioè lui diceva: venite a me, poiché io ho un mandato pubblico e mi faccio carico di sciogliere i nodi che si pongono nella vicenda complessa della nascita di un'impresa. La Texas Instruments, prima di essere un articolo di Pino Mauro o una battaglia sindacale, fu una vicenda complessa amministrativa che risolse lui. Non poteva venire il grande gruppo americano perché c'era un vincolo dell'uso civico. Lui chiamò il commissario degli usi civici e gli disse: qual è il tema? Qual è la procedura? Che cos'è che si può fare per portare a convergenza per risolvere questo nodo? Che idea della politica e del potere andava in onda? Un potere che è concepito così: ho un'energia, la dispiego per risolvere i problemi. La democrazia, quando è nata per questo. Non per fare un gruppo di selezionati e un gruppo di abbandonati che stanno sotto. Ma la democrazia è nata come un circuito per chiamare a sé il potere che viene da quote di cessione di sovranità dei cittadini e che poi si usa per risultati di valenza collettiva. La natalità imprenditoriale, ho citato la Texas, ma molto riguarda tutte le nostre vallate. Chiedete ai bravi sindaci comunisti degli anni 70, chiedete per esempio ad uno bravo come Ruffini, che racconti lui che tipo di dialogo aveva con Gaspari ministro del Mezzogiorno. O se si potesse chiedere, chiediamo adesso ad un uomo come, alla memoria, di Tonino Corneli, sindaco di Città Sant'Angelo, fatevi dire che dialogo c'era tra Gaspari al Mezzogiorno e Corneli ministro, sindaco comunista di Città Sant'Angelo. Una corrispondenza di amorosi sensi all'insegna del risultato da raggiungere per il territorio: natalità imprenditoriale, conoscenza a favore di questa regione, università. Noi abbiamo avuto un rettore che di sicuro non aveva la parola felpata come il rettore che c'è adesso alla D'Annunzio, una parola felpata, bassa voce, a volte incomprensibile, però grande realizzatore di edilizia universitaria. Il rettore Crescenti, lui andava avanti nella progettazione e Gaspari lo seguiva dietro, facendo in modo che tutti gli enti locali non si mettessero di traverso. Che la storia tra l'università e gli enti locali di Chieti e di Pescara è una storia travagliata. Ogni volta un presidente di provincia capiva e il sindaco si metteva di traverso. Capiva il sindaco e il presidente di provincia si metteva di traverso. Per fortuna che c'era Gaspari che facilitava la comprensione di questa importante infrastruttura. La terza grande risultanza di questo impegno, secondo me, di grande cultura democratica che ha avuto lui, è quello che io chiamo la velocità. Cioè la modernizzazione del territorio, cioè la realizzazione delle infrastrutture.
Su questo vi potrei riempire una settimana di ricostruzione storica. L'autostrada Pescara-Roma è il frutto di una straordinaria stagione di intelligenza collettiva, molto animata dall'impegno di Gaspari, anche di Natale, di Natali, e di qualche bravo parlamentare dell'opposizione. Io adesso qualcuno di questi non lo posso citare perché mi verrebbe anche rimproverato che lo sto ringraziando eccessivamente. Ci fu una straordinaria stagione di convergenza, frutto di che? Della sottolineatura politica del valore degli obiettivi, di valore. E la politica fa questo. Chi ha il potere dell'amministrazione organizza la decisione, chi ha il potere della rappresentanza politica organizza il consenso, la convergenza, l'arrivare anche di altre istanze. Quello che ci ritroviamo è frutto di questa straordinaria virtuosità della decisione. Costantino Felice, che di sicuro non è, diciamo, un lettore del pensiero schmittiano, ma è stato, e credo che lo sia ancora, un coltivatore del pensiero di sinistra, anche nel suo essere un accademico apprezzato, parla di Gaspari come, diciamo, di una virtuosità che ha saputo accompagnare con decisioni anche mirate, a volte particolareggiate, le singole istanze di crescita del territorio. Non ho voluto usare il termine clientelismo virtuoso, non so se è concepibile l'espressione di questo tipo, ma di sicuro lui zoomava il potere anche rispetto alle istanze particolari. Guardate che la migliore Emilia Romagna è questa. Dove c'è stata la migliore tradizione emiliano-romagnola, il potere si calava, si particolareggiava, la programmazione di qualità fatta lì dal basso che poi saliva, è stata fatta così, avendo l'idea del potere che si declina nei particolari. Vedete, io voglio dire adesso un'altra cosa che ci tengo a dirla da tempo, la dirò anche il 28 sotto altre forme. Gaspari sarebbe stato il presidente di regione di cui avrebbe avuto da sempre bisogno l'Abruzzo. Prima non avevamo la legge elettorale che consentiva un presidente di regione. Poi lo abbiamo avuto per un breve periodo un presidente di regione che è stato Mattucci, Giovanni, l'unico presidente di regione che ha avuto l'Abruzzo, è Mattucci. E la ragione non è perché quello era anziano o perché veniva da Atri che c'è il teatro di qualità, è perché Mattucci concepiva la dimensione della programmazione economica, è stato quello che ha avuto per l'Abruzzo la prima legge, l'unica legge di programmazione economica. È durato poco. Avremmo avuto bisogno che lui potesse essere più giovane, ma scartando l'episodio di Mattucci, noi avremmo avuto bisogno di uno come Gaspari presente alla regione. Da quando c'è la nuova legge che fa sì che la regione abbia un presidente per davvero, cioè il governatore, anche se non compare questa dicitura nella norma, noi in Abruzzo abbiamo i vicepresidenti. In Abruzzo abbiamo una specie di torsione statutaria, normativa, cardinale. Sono 20 anni che noi inseguiamo il vicepresidente anziché il presidente. È un gioco che si fa a volte con le bottiglie di gassosa. Si cerca la bottiglia più piccola perché quella più grande si dà per scontato che non funziona. Noi dovremmo fare in modo, almeno per il futuro, di cercare il presidente, dando per scontato che poi il vice sia una fellowship del presidente. E non organizziamo un nascondimento, un presidente qualsiasi per avere un determinato vicepresidente. Su questo il mio colloquio naturalmente tende molto alla mia destra, naturalmente avendo anche chiaro in mente che ho un pubblico attento, che non a caso è venuto qui. Voglio fare anche un'ultima considerazione. Gaspari, dopo le riflessioni politiche, meriterebbe una considerazione a tutto tondo, diciamo quasi sociologica. Una caratteristica di Gaspari è che non ha mai avuto in odio il cittadino. Io oggi, poiché ho molto tempo libero, posso leggere, studiare, raccogliermi, potrei fare la distinzione di quelli che hanno in odio i cittadini. C'è una quota anche di eletti elevati che provano fastidio quando si incrociano con lo sguardo con la cittadinanza. Sono terrorizzati dal fatto che qualcuno di questi gli possa dire: ma che te ne occupi di questo? Ti puoi misurare con questa questione. La rappresentanza politica,
ho riconosciuto in fondo alla sala un grande costituzionalista italiano, che è stato rettore a Parma, nostro concittadino. La rappresentanza politica ha una missione. La rappresentanza politica, da Miglio a Ornaghi a tutta la migliore scuola, ha l'obbligo di rendere presenti gli assenti. Il cittadino corre il rischio di essere assente nella vicenda democratica. Non è assente, cioè è presente, diventa protagonista, se il rappresentante se ne fa carico. Non in termini di uno stabilimento, di uno che sta sopra e gli altri che stanno sotto. Ma intanto ci vuole l'accoglienza, che è di più della scuola. La voglia di intercettare quanto di significativo viene dalla dimensione della cittadinanza. Gaspari su questo giocava in casa. Le 229.000 persone che lui ha ascoltato in ragione dei loro dolori, secondo me costituiscono una pagina bella di vicenda democratica. Perché dal 1949 al 1994 c'è stato molto dolore da trasformare in condizione di cittadinanza attiva. La gente che lui ascoltava al ministero da ministro, a casa da cittadino tenutario di quella casa, al municipio di Gissi da sindaco di Gissi, tutto questo per me è una storia nobile, straordinaria. Io quando ho visto un autorevole capogruppo della Camera dei Deputati che in presenza della telecamera movimentava la mano destra, quando la telecamera si allontanava, infastidito, con gli zigomi appesantiti, mostrava fastidio rispetto alla cittadinanza che ho cercato. Tutto questo è la negazione della politica, della democrazia, del giusto rapporto costruito sul consenso. Io penso che Gaspari non sarebbe stato solo un firmatario di un modulo referendario per cambiare la legge Porcellum. Gaspari sarebbe stato un presentatore di una proposta di legge per modificare la legge Porcellum. È una legge che dentro di sé ha un ragionamento di omicidio verso la democrazia. Non ci sta ragione. Una volta ho sentito da un senatore molto professionale, nel senso che è un grande professionista del suo lavoro, che la legge Porcellum trova la sua ragione nel fatto che il contrario del Porcellum è la preferenza annida dentro di sé la corruzione. Poiché con la preferenza ci sarebbe una struttura del rapporto col cittadino, ebbene escluderlo il rapporto con il cittadino. Dunque nasce la legge Porcellum. Io penso invece che la legge Porcellum è un disastro della democrazia. Perché se io pongo questa domanda ad un pubblico così attento, compreso il professore, mio amico di Parma, il professor Occhiocupo, se lui sa o se voi sapete che c'è un parlamentare abruzzese che si chiama De Angelis, io penso che anche le mie difficoltà di cui. Che De Angelis è parlamentare, si ricorda. C'è Adornato che è parlamentare abruzzese, c'è Adornato. Noi vogliamo dei parlamentari legati al territorio, perché dopo i parlamentari scollegati al territorio non c'è da meravigliarsi che poi i piccoli municipi vengano demoliti. Non è inconcepibile dentro questa cornice che poi si cancellino i municipi e si cancella la provincia. Allora, cari amici, Gaspari, noi lo ricordiamo per queste ragioni. Concludo. Nel 1956 Gaspari cominciò il suo grande cammino per fare le autostrade, accanto agli altri parlamentari abruzzesi. Ma lui era quello che aveva la titolarità dell'iniziazione dell'iniziativa, direbbe Monti. Nel 1856 un barone di nome Pamfilo De Risis provò a fare la ferrovia con altri, che dal Macerone salisse con una grande isola a sinistra verso la capitale e a destra sulla parte adriatica. Il barone De Risis ottenne una concessione ferroviaria, si fece l'Unità d'Italia, il governo disse che non era quello il tracciato che interessava l'Italia, si bloccò la motivazione di De Risis, si bloccò, cedette il passo. Io ho il testo originale della concessione, l'ho comprato ad una libreria antiquario davanti alla sede di Via dell'Umiltà a Roma. Mi sono andato una sola volta per ragioni legate al mio lavoro, mi sono dovuto preparare psicologicamente per oltrepassare la soglia, ho avuto un'attesa all'inizio, un'attesa alla fine, lo sguardo mi è andato su questa libreria, ho visto un libro, il progetto ferroviario del barone De Risis.
mi sono, diciamo, rifocillato dopo questo colloquio che ho avuto per ragioni di lavoro, comprandomi questo libro che naturalmente ho studiato con molta velocità. E ho capito come il barone non avesse la benché minima motivazione di fare quella fotografia, tant'è che non si fece. Gaspari invece la motivazione l'ha avuta per fare l'autostrada. E guardate, le ragioni erano tutte contro l'Abruzzo, perché anche allora non c'erano i numeri demografici, come oggi non ci sono i numeri demografici. Allora alla stanga, cari amici, alla stanga gli amici che fanno politica, sapendo che non mancano gli obiettivi come non mancavano allora, va soltanto riorganizzata la motivazione, la motivazione. E credo che il senso di un ricordo di Gaspari sia anche nella esaltazione della motivazione della rappresentanza politica. Gaspari lo ha saputo fare ed è per questo che noi lo ricordiamo. La chiarezza di Luciano D'Alfonso impedisce ogni commento, però voglio dire che personalmente mi impegno molto quando parlo con i miei alunni nel sostenere che non si tratta di clientelismo quando il cittadino va a sollecitare il politico affinché trovi per lui un posto di lavoro, non è clientelismo, è la richiesta da parte del cittadino di fare ottemperare all'articolo 1 della Costituzione. I disoccupati hanno il diritto, forse anche il dovere, di chiedere a chi li rappresenta di fare qualcosa per creare posti di lavoro. Quindi Gaspari ha semplicemente messo in atto quello che era nella Costituzione. Poi è competenza di ciascun politico dare lavoro a chi merita e non a chi è amico o parente. Questo mi sembra normale. Ora, proprio per approfondire l'argomento dell'economia e anche per chiedervi il rapporto della nostra regione con Roma, diamo la parola al senatore Legnini, ricordandogli anche che la ferrovia Pescara-Roma impiega 4 ore e mezza il treno per arrivare, quindi se facesse qualcosa in merito sarebbe bello. Grazie. Anch'io ringrazio dell'Orso per essere veloci quando hanno organizzato questo incontro che ci aiuta a fare uno stato di avanzamento della riflessione della vicenda lunga, ricca, complessa di Remo Gaspari, sapendo che è troppo presto per poterla storicizzare. Il suo impegno è stato fresco, ma ancora fresco, recentissimo. E spendo qualche parola raccontando anch'io un episodio che ho già avuto modo di raccontare al professor Lucio Gaspari, che mi ha molto colpito. L'anno scorso il compianto ministro Gaspari ricevette la cittadinanza onoraria del comune di Vasto, sindaco Luciano da Peggia, che ha la mia stessa storia di approdo politico, che peraltro in giovanissima età era un oppositore, che invece poi a un certo punto del percorso si unì sotto molteplici aspetti, diciamo, non solo politici ma anche di stima, di affetto personale a Remo Gaspari. Ebbene, in quella circostanza, come accade spesso cerimonie pubbliche come quella, ma anche e soprattutto per, come accade in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, che a mio modo di vedere è l'onorificenza, diciamo il riconoscimento più alto che si può attribuire a una personalità, a una persona, cioè acquisire la, come cittadino, come proprio cittadino. In quella circostanza, un anno fa, una certa età, diciamo, Remo Gaspari fece un ragionamento, un discorso che a me colpì molto, e all'interno di questo, di questa sua esposizione un punto, poi io lo dissi anche a lui in occasione della festa del suo 90° compleanno, un punto mi colpì più di altri, e cioè lui disse
tutti ritengono, o gran parte delle persone ritengono, in Abruzzo, in Abruzzo, lo sviluppo della nostra regione, la crescita della nostra regione, sia attribuibile per larga parte a me, disse lui. E disse: non è vero. Naturalmente io, quando disse non è vero, rimasi un po'. Ma come? Lui dice che non è vero. Ora, a parte le considerazioni che si potrebbero fare su quel suo dire in termini di, diciamo, di schiarimento, il professor Gasperi ci potrà dire su questo, lui era, non era tra quelli che sottolineava, diciamo, i successi, ma che evidenziava invece sempre le cose da fare piuttosto che i risultati. A parte questo, ma lui diede una spiegazione, naturalmente lascia perplessi, perché il suo ruolo, la grandezza del suo ruolo, appartiene alla storia di questa regione, da tutti noi condivisa, anche da coloro, come diceva il mio amico Donato, provengono da un'altra storia, da un altro percorso. E la spiegazione fu la capacità mia, sua, la capacità di quella classe dirigente, risiedeva nel fatto che si faceva interprete, quello che diceva Luciano, un pezzo del suo ragionamento, era capace di farsi interprete delle esigenze, delle aspettative, degli obiettivi di quei territori e di regolare il traffico, perché allora c'era il traffico della crescita economica e infrastrutturale della nostra regione. Io non so quante industrie sarebbero ugualmente arrivate nella nostra regione decidendo di collocarsi qui per intensità di aiuti, per le agevolazioni tributarie, per la vicinanza ai principali mezzi, per il contesto, diciamo, infrastrutturale, ambientale, anche sociale, che oggettivamente attiravano insediamenti nella fase del boom economico negli anni 70-80, non lo so, ma di certo quell'agire politico, quel metodo di governare la cosa pubblica e di concepire il potere, come veniva detto sempre da Luciano, agevolò, aiutò le decisioni private, oltre naturalmente ad aiutare la decisione pubblica, che molte volte era connessa, presupposto o conseguente alla decisione privata di investimento. Cioè lui storicizzò l'uno, l'essenza della funzione di quella classe dirigente di cui lui era a capo, che era il leader indiscusso, ma che, concordo anch'io su questo, che era fatto anche di altre dirigenze, di altri protagonisti, perché poi quando c'è un processo di crescita, quando c'è una strategia, quando gli obiettivi sono chiari, quando gli strumenti sono chiari, è facile, più facile, suscitare protagonismo. Quando c'è una nebulosa, quando c'è un'inconcludenza, quando si spezza quel rapporto tra titolari delle funzioni pubbliche, eletti e cittadini, come è stato detto da più di un intervento, allora è più difficile che i protagonismi siano multipli. E lui diede questo contributo di ricostruzione storica. L'altro punto che a me piace sottolineare, che anche qui è stato sottolineato, ma lo voglio dire con maggiore nettezza, considerando il mio attuale impegno istituzionale, l'altro punto è riferito al rapporto tra i localismi, i territori, e l'Abruzzo, la regione nel suo complesso, e la dimensione nazionale, mi veniva anche sollecitata. È vero, come diceva Luciano, che nel corso di più di un secolo e mezzo, diciamo, protagonisti di primo piano della vita politica nazionale proveniente dall'Abruzzo ce ne sono stati. Qual è l'originalità dell'esperienza di Gasperi, è la forza dell'esperienza di Gasperi?
A mio modo di vedere, la forza di quell'esperienza risiede nel fatto che lui, più di quelle altre esperienze che venivano citate, non mi riferisco adesso alla quantità di risultati che è notoria, più di altre, riuscì, come si può dire, ad elevare, a conferire dignità nazionale alle aspirazioni della nostra regione. Io non voglio improvvisarmi sociologo o cose di questo tipo, insomma, non voglio avventurarmi su terreni che non sono miei. Ma noi abruzzesi abbiamo un problema. Abbiamo tanti meriti, tante virtù. Il problema è quello di pensare che vi è un limite alle nostre aspirazioni, che vi è una sorta di, passatemi un termine improprio, una sorta di minorità, retaggio del passato, atavica, diciamo così. Cioè, insomma, possiamo usare ma fino a un certo punto, fino a un certo punto. Gaspari riuscì a sconfiggere questo retaggio storico. Non è vero che lo sviluppo della Val di Sangro, piuttosto che quello del Bastesio, piuttosto che quello della Marsica, non avesse una dignità, una rilevanza nazionale, non da rappresentare a Roma in termini di catturamento di una porzione di ciò che serve, no, in termini di rappresentazione della necessità, opportunità di favorire un processo di sviluppo, di crescita. Cioè, a me sembra che in quella strategia politica non vi fosse l'atteggiamento di chi, accade, è accaduto anche a me, di chi rappresenta Roma, mi spetta anche a me un pezzetto. No, no, non era questo l'approccio, la metodologia. L'approccio e la metodologia era quello di poter dire che la nostra regione poteva rappresentare uno dei punti qualificanti di sviluppo del Mezzogiorno e quindi dell'intero paese. Non è casuale il fatto che noi per 30 anni, 40 anni, siamo stati la prima trentennio montante, la prima regione per indici di sviluppo, di crescita dell'economia, eccetera. E questa è la spiegazione di ciò che è accaduto, che purtroppo non è più, perché poi negli ultimi 15 anni noi siamo tra le ultime regioni per tasso di sviluppo e ai noi nel maledetto biennio 2008-2010 abbiamo registrato la più grave perdita di prodotto, di occupati nel contesto delle regioni italiane. Ebbene, la ragione per la quale ciò si è verificato non è rinvenibile nella sommatoria dei risultati, nell'addizione delle buone azioni, nell'addizione delle agevolazioni strappate alla Cassa del Mezzogiorno, alla Gesù, piuttosto che al Ministero, ma risiede nel fatto che si era determinato un circolo virtuoso. Un circolo virtuoso che è definibile dentro un perimetro più o meno di questo tipo, che ha a che fare non solo con il risultato concreto, ma anche con la concezione dell'esercizio del potere. E cioè mi candido, faccio un programma, dei propositi, mi faccio portatore di una visione generale della mia regione, generale, non particolare, di un pezzo di territorio, dopodiché verifico se questi obiettivi sono realizzabili, dopodiché cerco di realizzarli e dopodiché do conto di ciò che ho realizzato e chiedo l'attribuzione di un nuovo consenso. Sembra una consecuzione logica banale, ma oggi non lo è più, lo avete detto voi, non è più questa la consecuzione logica. E questo non è un ragionamento, un approccio politicista, diciamo così, no? di buona condotta politica, ma ha a che fare con la qualità appunto della rappresentanza e ha a che fare con la possibilità che un territorio, una regione appunto possa aspirare a quello di più,
con quel carattere di strategicità a cui mi riferivo. Non so se un'analisi di questo tipo ci può portare a ricongiungere anche le divisioni di quell'epoca storica. A mio modo di vedere sì. Sì, perché anche, consentite di dirlo a me, che vengo dall'esperienza politica che quanti voi conoscete, anche, e lo richiamavi anche questo tu, anche il protagonismo di molti parlamentari, non solo di maggioranza ma di opposizione dell'epoca, primo fra tutti la vicenda della Val di Sangro, della Sangro Chimica, diciamo, la battaglia contro la Sangro Chimica, che è stato un passaggio storico decisivo per la nostra regione. Anche quelle storie, quei protagonisti, di persone, di personalità politiche che provenivano dalla sinistra, dal PC, eccetera, si ricongiungevano dentro quella strategia, non erano contro quella strategia, avevano un punto di vista diverso. E dov'è che il dialogo maturava? Dov'è che il dialogo concreto maturava? Non maturava di certo sulle questioni ideologiche, non si poteva, non dipendeva né da Gaspari né dagli altri, dipendeva dal contesto nazionale, internazionale. Si ricongiungeva invece, il dialogo si verificava, maturava nella concretezza dei problemi, negli interessi dei territori. Lì non ci si poteva distinguere, certo si poteva avere una visione differente delle cose, ma se fosse o meno utile fare un'autostrada o non farlo, questo o quell'infrastruttura stradale o questo o quell'insediamento industriale, di certo non sollecitava divisioni ideologiche. Anche su questo è emblematico ciò che è accaduto in molti territori, e perché mi fa piacere, non è difficile, diciamo, far coincidere queste valutazioni. L'ultimo punto, la tensione al lavoro da solo. Io questa cosa è, so che è un tema carissimo a Donato, insomma, e non solo a Donato. Ma c'è questa cosa, noi cittadini, noi tutti, perché io faccio provincia, un ruolo, dobbiamo pretendere da chi decide di fare una scelta politica istituzionale. Non solo perché devi prendere il voto, e io sono non un convinto sostenitore della necessità inderogabile di cambiare questa legge elettorale, di più, io penso che la madre di moltissimi problemi che il nostro paese sta vivendo in questa fase storica risiede in questa maledetta legge elettorale, comprese le cose di queste settimane, cioè il fatto del blocco del Parlamento, della impossibilità di ragionare dentro il gioco democratico nell'interesse del paese, perché vi è l'interesse a tenere il pugno, se non a fare altro, gran parte della rappresentanza parlamentare. Ma al netto di questo, è comunque a maggior ragione se c'è una legge, io la penso così, se c'è una legge che non ti obbliga a misurarti con il consenso singolo, ciascuno di noi deve trarre da quella classe dirigente di cui Remo Gaspari era a capo questo insegnamento ineliminabile nell'esperienza politica, che è l'ascolto, che è la presenza, che è l'impegno, che è lo studio, che è la conoscenza dei problemi, altrimenti non vai da nessuna parte. È un non sei, io conosco molti, non mi riferisco a nessuno in particolare, che insomma, si esercitano nell'impegno politico per la qualità del comunicato stampa piuttosto che della relazione importante, cose che conosciamo. Ma se non c'è questa grande dedizione al lavoro, allo studio, all'impegno quotidiano, alla rappresentazione delle aspirazioni, dei bisogni dei cittadini, che non c'entra niente con il cliente, diciamo la cura delle aspirazioni o delle necessità o dei drammi personali
e un di più e un di più. Se non c'è questo, è l'essenza della vita politica che viene meno. Insomma, e concludo, l'esperienza politica di Gaspari, di quella fase storica, ci lascia un'eredità importante di patrimonio materiale, diciamo così. La parte limpida di quel patrimonio è stata già dissipata in questi 10-15 anni, quella che si poteva dissipare. Ma è un patrimonio che ha bisogno di essere innovato, mantenuto, implementato, orientato quanto al suo utilizzo a uno scenario totalmente diverso dal passato, tutti gli sconvolgimenti, i cambiamenti che ci interrogano quotidianamente. È una grande eredità, a me, lo sottolineo ancora, di quell'eredità piace prendere soprattutto l'etica dell'agire politico e l'impegno serio a fare in modo che ciò che si dice si fa, come a dire anche il nostro Luciano. Grazie. Ma sono convinto che ci vediamo e spesso sono contento del tuo impegno che stai avviando in questo periodo. Dicevo, siccome devo andare a partecipare al sistema elettorale del comune, sono convinto che se ci fosse stato il tuo rapporto tuo sarebbe contento di farlo. Che altro? Ringraziamo il senatore Legnini e anche dal suo intervento si evince quanto già detto prima della necessità di riformare la legge elettorale e di evidenziare accanto all'impegno politico l'impegno umano, e ricordiamo che il progenitore di quel partito che ha visto come grande interprete Remo Gaspari era Don Sturzo, l'umanità personificata. E adesso abbiamo dovuto purtroppo congedare il senatore Legnini, che già mi aveva detto prima che doveva andare via, e diamo la parola al sindaco di Gissi, al dottor Nicola Marisi, che insomma ha una ben difficile eredità a misurarsi con un grande